Per la settima volta Cannes e la Costa Azzurra tornano a essere il cuore del private equity qui al Palais del Festival. IPEM 2022, i grandi fondi di investimento internazionali si trovano qui per una 3 giorni all'insegna di conferenze stampa, convegni e incontri. Fondi come Ardian, come Blackstone, Goldman Sachs, BlackRock, ma anche gruppi che in Italia abbiamo iniziato a conoscere come Macquarie e KKR. 4.000 delegati per oltre 1.700 fondi di investimento presenti qui al Palais del Festival. I numeri parlano chiaro per quanto riguarda il primo semestre 2022, raccolta a livello internazionale meno 50%, in Italia meno 40% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le motivazioni? Ci sono i soliti fattori, la ripresa post-Covid, l'inflazione, la guerra, le materie prime, l'austerità delle banche centrali. Però attenzione! Il private equity è un settore anticiclico, non c'è per forza correlazione tra economia e questo settore. Nei periodi di incertezza economica, di discontinuità, spesso il private equity ha performato ancora meglio delle medie. Gli investimenti fatti dopo il 2001, il 2008, il 2011 sono stati degli investimenti molto buoni, quindi il private equity ha la sfida di sapere anche cogliere cosa c'è di buono, di discontinuità in questi momenti congiunturali particolari. Il primo semestre ha un valore record dello scorso anno, quindi abbiamo avuto una contrazione, però abbiamo un trend che stiamo cercando di consolidare, perché abbiamo gli investitori internazionali verso i quali dobbiamo continuare a mantenere una forte fiducia nel sistema paese, quindi dobbiamo mantenere l'attrattività. Lato investitori italiani che comunque iniziano a credere negli asset class alternative, dobbiamo comunque cercare di continuare ad avvicinarli a questo tipo di investimenti, che è un investimento di medio-lungo periodo che si addice anche al loro profilo finanziario, fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni. L'associazione e anche i gestori italiani stanno continuando a cercare di spiegare potenziali vantaggi di questa asset class. Lato investimenti abbiamo invece registrato un sostanziale incremento del volumi, siamo arrivati a 10 miliardi nel primo semestre, da dire che è molto trainato da grandi operazioni infrastrutturali. Un settore su cui stiamo investendo molto di più che in passato è l'ambito sanitario, con il nostro nuovo fondo dedicato alla Silver Economy, quindi questo è un settore su cui stiamo puntando molto, che riteniamo che sia, se non anticiclico, perlomeno aciclico, e sia un settore in cui il private equity finora ha investito piuttosto poco e ci sia spazio per delle ottime opportunità di investimento. Numeri negativi, ma da interpretare. Situazione negativa, ma da contestualizzare. Se c'è un settore che può farcela in questo momento e in quello immediatamente successivo, è proprio il private equity. Vediamo ancora tantissimi deal sul mercato, non vediamo un rallentamento del numero dei deals. Sicuramente i deals sono più lunghi, quindi ci si mette più tempo da quando si comincia a studiare, analizzare, negoziare un deal a quando si va poi dal notaio a chiudere il deal. Sicuramente, perché ovviamente il livello di incertezza, di attenzione, di cura da parte degli investitori è ulteriormente aumentato.